Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere un po' di problemi che stanno succedendo nel video precedente. Nei commenti mi state comunicando che non riuscite a collegare il bot praticamente all'account di Kick. Ora so che è un po' buggato, ma andremo a vedere di nuovo la procedura e vedremo come farlo, perché nel vecchio video non l'ho fatto vedere. Quindi andrò a creare proprio un account nuovo fisico, proprio da zero. Andiamo a vedere. Ok, in questo caso dobbiamo realizzare e creare un'email per quanto riguarda l'account. Io metterò un'email mia provvisoria. Dove essere entrati o con un account Gmail oppure avendo creato un account tramite l'email con nome e cognome e creato una password, dobbiamo decidere il nostro nickname. Il nostro nickname mettiamo Janga Gamer, il mio vecchio nome. E adesso andiamo a accettare i termini del contratto. Bene, abbiamo creato il nostro account e adesso possiamo andare sulla dashboard datore. Andiamo a vedere che all'interno della dashboardore non c'è nulla e andiamo sul sito di Livebot. Come detto nel vecchio video, dobbiamo prendere e creare un account diverso da quello che c'è su kick.com. Quindi userò la stessa email, ma andiamo lì. Metteremo un username, Janga Gamer, l'email, e metteremo una password e ci registriamo. Adesso andiamo nella nostra email e copiamo di sana pianta il nostro codice e lo inseriamo, e ora possiamo accedere. Bene, ci troviamo in questa nuova schermata che ci consentirà di aggiungere il canale di Kick. Quindi andiamo a Add Channel. Sì, lo so, in inglese fa schifo. E andiamo a vedere il nostro nome del nostro canale. Per vederlo basta andare qui su Channel e mettiamo questo nome qua. Quindi ritorniamo sulla scheda, mettiamo il primo nome qua, il secondo nome qua che si va a ripetere. Questa parte qui rimane invariata perché non ci dà altre opzioni. E andiamo ad aggiungere il canale. Questo qui è il problema che voi avete. Adesso andiamo a vedere come io ho cercato di risolverlo. Questa qui è una scheda di validazione che ci chiederà il bot di andare a mettere all'interno della nostra chat. Ma prima di fare questo dobbiamo aggiungere Livebot come moderatore. Quindi andiamo qui, andiamo su setting, andiamo qui nella parte della community, moderatore, e qui facciamo add new, poi facciamo Livebot e clicchiamo questo qua con il verificato e facciamo add. Fatto questo, torniamo nel nostro canale, andiamo nella sezione della chat e andiamo a copiare il codice, questo qui, e lo andiamo a incollare all'interno della chat. Io l'ho mandato più volte nella chat e poi ritorni qua e fai I did it. Come vedete anche a me non l'ha preso. Lo ripremo più volte, ma se così non va ci mettiamo qui, li affianchiamo e facciamo questo per altre 7 volte. Cioè spammiamo a rotta di collo, ragazzi, perché il sito è un po' buggato. Niente, ragazzi, ci ho provato per un'ora intera, ci ho tipo 2 ore di registrato, ma non vi lascio con le mani in mano. So come risolvere il problema perché sono andato a vedere determinate cose, però per fare questo dovete avere Discord. Discord è un'applicazione per parlare e chattare, quindi è facile da scaricare, creare un account è facilissimo. Se poi vi serve un video ve lo faccio al riguardo, ma credo che non serva. Comunque andiamo a vedere. Praticamente sono andato a vedere sul sito di Livebot. Voi trovate il tasto qui, andate qui e vi collegate a Discord. Quindi continuiamo su Discord. Su Discord vi si aprirà questa pagina qua di Livebot. Praticamente questo qui è il Discord di Livebot, e andando a parlare con un moderatore, in questo caso Dark, che è molto attivo, mi ha detto che dal 2 marzo sappiamo che la validazione dell'account è momentaneamente sospesa. Potete mandare nome e email e loro vi collegheranno. Per riuscire a collegarli, quindi provate ad andare nel server Discord dell'assistenza tecnica
e forse riuscirete a collegare finalmente il vostro account con gli alert. Bene, con questo il video è finito, io ti ringrazio, spero di esserti stato d'aiuto e spero ovviamente che riuscirai a collegare questo account. Ti invito a seguirmi nei miei social che trovate in descrizione e se volete passate su kick.com per darmi un supporto nelle mie live per raggiungere l'affiliazione. Con questo ti saluto, buona giornata!